mia risetta, che mi copia tutta la mia risetta, posso, no, per dare la mia risetta al funzionario, posso collocare as nota, se la mistura antes e usi ingredienti solidi, se un liquido levato, liquido a 65 gradi, giocavo solido, dai, un passo passo. No, un chilo, 2 kg, 6 kg, 8 kg, 9 kg, il vostro canto, e lì già mi calcola quanti daci, però da iso un funzionario di forma che non vai terra, e lì si caresetta, si gas quanti daci, tu già il cigno. Calcola la mia curva crioscopica, fai su calcolo la curva crioscopica di un sorvecci. Io ripeto, te molto mai, molto mai scalcolo che in un podcast non da ma rapidamente io quero mostrare come fare una resetta rapidinho, per esempio supponiamo che io può fare una resetta basica di fior di latte, ok, io colloco un nome da resetta, seleziono mia famiglia cremes brancos, come potete vedere già mi dà a chi valore smedio tesora preferenza, temperatura di servizio, colocare se la meno 11, per esempio, mi calcola già un potere anticongelante perché la temperatura di servizio, o verrà ipotetico, a chi dipende, perché esse software è oggi, posso dire che oggi è l'unico software che serve anche per chi ha freezer continuo. Sappiamo che un balanzamento... L'industria. Un balanzamento normale che si usa in una gelateria, ossia per chi è in macchina discontinua, non è la stessa cosa di un balanzamento per chi è in macchina continua. Perché? Perché quando trocchiamo overranda reset, ossia quantità GDR, in un balanzamento normale che si usa dentro di una sorvetteria, a che risolverci con un quantitativo di R molto mai alto, ficaria molto molle. No, e mi calcola questa cosa. Bracchi in musica trabaglia di un overrun è mai alto che agenci. Vorrei fare un esempio, no, di un overrun medio di una macchina discontinua a 30%. A chi che facemo? Collochiamo nossas nostro sviluppo meno 9%. Poi mi fa entre 50 e 120 grammi, ossia io posso scogliere di trabagliare in questa fascia, supponiamo colloco 60. No, e lì già comincia a fare il calcolo. Proteina 40, solido differente, non te nada perché lo screme sbranco non è un obiettivo. Solido totale, colloco 390. Io escogliendo i miei parametri per fare mia resetta personale, io devo collocare un pod, un potere addossante di 160. Come potete vedere, già cominciò se ostacolo, e no, a chi aspettando un esempio, sai una lista di ingredienti già cadastrato, colloca a chi comincio per l'ulecce integrale, colloco come sempre 60 grammi, che è una regola base tra screme sbranco, e lì già vai calcolando tutti i valori nutrizionali, e ahi bo, a chi temo da suggestioni, e lì mi falla. Oh, assumo, colloca 60 grammi di lecce, lembrando che sia una regola generale, ossia da dicas di come costruire la nostra resetta. Passo 2, colloca un sabore, in questo caso un sabore o lecce, intorno non tem passo 2, e poi passiamo al nostro obiettivo, ossia gordura, primo obiettivo, gordura. Come potete vedere, che lì, a chi è lì, sta mi dicendo che tengo 21 grammi di 60 di gordura, e mi falta 38 di 40. Voi a chi? E, per esempio, se voglio lavorare con creme di lecce, botto creme di lecce e lì mi fa la quanto creme di lecce tengo che, ossia non tengo che fare nada. E se scegliere ingredienti che voglio collocare per aumentare la mia gordura, e lì automaticamente mi fa la quanto creme di lecce tengo che collocare dentro la mia resetta.